abbiamo portato qui nel Parlamento europeo 7 assoluti capolavori di quella civiltà, che è la civiltà greca, da cui è nata l'Europa e l'intera civiltà occidentale. Siamo orgogliosi di avere portato qui una testimonianza delle radici profonde dell'Europa e abbiamo portato anche un pezzo della Calabria di un tempo, una regione oggi marginale, povera, piena di problemi, ma che per almeno 300 anni è stata uno dei centri del pianeta. E quindi la mostra deve servire anche di incoraggiamento e di ispirazione sia a quelli che perseguono un'Europa unita, sia a quelli che perseguono una Calabria migliore. Ci sono questi filoni che riguardano però le regioni che sono obiettivo convergenza. Ecco. E la situazione nel centro-nord è già un po' più difficile. Il Ministero per i fondi, diciamo che quelli che ci consentono la sopravvivenza, perché la soprintendenza gestisce 10 sedi di suo tra musei e parchi archeologici, sono sempre più esigui. Ecco, siamo in una situazione piuttosto grave. In cui la nostra stessa sopravvivenza è quasi messa in forse. E allora il messaggio è anche questo, cioè non ha senso tagliare la cultura, non si risparmia tagliando la cultura, questo è il messaggio, anzi facciamo peggio.